essere imbattuta nel 2024, riceve il Genoa nel Monday Night della 27esima giornata di Serie A Team. Mkhitaryan corre, grande lancio per Barella al volo, palla alta sulla traversa, forse voleva essere un passaggio. Gudmundsson larga benissimo per Sabelli, palla morbida, Retegui la schiaccia, Sommer, poi Gudmundsson, non ci credo, da due passi sbaglia il tapin. Palla gol significativa per la squadra di Gilardino. Barella, Sanchez, pallone che diventa disponibile per Di Marco, solo potenza non precisione. Barella, Sanchez, l'assist per Aslani, che buca Josep Martinez, destro potente sotto la traversa, 1-0, il boato del Meazza, alla mezz'ora cade il muro del Genoa. Primo gol in campionato per Aslani. Lautaro, corridoio centrale, palla mega galattica per Barella, che calcia sull'esterno della rete, c'è stato contatto. Per Airoldi credo ci sia calcio di rigore, ha rivisto tutto al VAR, rigore per l'Inter. Parte Sanchez che spiazza Martinez e fa 2-0, primo gol in campionato per il Niño Maravilla, non segnava dal maggio del 2022, esecuzione pulita e perfetta, 2-0. Lautaro cerca spazio con De Winter, poi in pressione anche Mkhitaryan che vince il rimpallo in area di rigore. Mkhitaryan guarda negli occhi Martinez, ma dà il tempo della rimonta a Vasquez. Badel, pallone shiftato per Sabelli, De Vrij, arriva Vasquez al volo, golasso del messicano che riapre la questione a Milano, 2-1 al 54esimo, Johan Vasquez, sinistro all'angolino, imprendibile per Sommer che è rimasto di pietra. Carlos Augusto può anche calciare da quella posizione, infatti va, la prende Martinez. Spence, altro pallone proposto dentro, Retegui si stacca dalla marcatura di De Vrij ma non inquadra la porta. Arnautovic, Thuram, passa in qualche modo Thuram in rimorchio di Barella che calcia in curva. Carlos Augusto, contatto ma si gioca, Thuram la può lavorare, ancora dentro per Carlos Augusto, Bani si immola, palla in angolo. Barella, ancora benzina, vede dentro Arnautovic, Josep Martinez tiene botta. L'Inter vince 2-1 e vola a più 15 sulla Juve.